Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Pokémon Platinum Randomizer. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati lo scorso episodio che siamo arrivati qui in questa bellissima città chiamata Giardin Fiorito. E come potete vedere dalla schermata, ho dei nuovi Pokémon catturati in questa zona, uno dei quali è uno Shaymin, catturato con una Scuroball, una Pokéball proprio adatta a questo Pokémon per niente, con una natura però modesta che lo rende un buon Pokémon. Ha una buona velocità, ha Ferro Pugno che è un'abilità inutile, però ha delle buone mosse. Mega Assorbimento è sacrificabile, Oltraggio è fisica ma è buona, Infuria Seme e Forbice X, sacrificabile anche quella ma per adesso è buona. Poi abbiamo un bellissimo Magmortar con Fragor Tempo, Psico Slancio e Bolla Raggio che gli ho insegnato perché sì, perché è un attaccante speciale, aveva tutte mosse fisiche, allora gli ho insegnato Psico Slancio e Bolla Raggio. Poi vabbè, abbiamo la nostra carissima Altaria, un Lapras che ha imparato Abisso e Lanciafiamme, che non è male, e un Luxray. Luxray e Raikou hanno due problemi differenti. Luxray è un Pokémon attaccante con pelle dura, però vabbè, non è quello che ci importa. Però ha tutti attacchi speciali praticamente. Ha imparato Devastomasso ieri, però gli altri sono attacchi speciali. Lapras, bene o male, anche lui è un attaccante speciale, anche se ha buone statistiche sia di attacco che di attacco speciale. Quindi ce l'ha un po' miste, c'ha un lanciafiamme che non è male. Però vi dicevo che Shaymin non è male trovarlo qui, perché una volta trovato apparirà questo personaggio. Conosci la Gracidee? Se ne fanno dei bouquet che vengono offerti per esprimere gratitudine. È un'antica tradizione da queste parti. Forse devo mettere Shaymin al primo posto. Mi ricordavo che questo personaggio ci regalava la Gracidea. A quanto pare il personaggio che dovrebbe regalarcela dovrebbe essere lei, ma siccome abbiamo trovato Shaymin non tramite evento, non ce la conta. Va bene, non importa. Anche se non è in versione cielo, Shaymin è e rimane comunque un buon Pokémon. Allora, ci ricordiamo che abbiamo delle bacche liegia che raccogliamo. Il team Galassia si trova da queste parti, quindi noi, se proseguiamo da questa parte, a parte trovare altre bacche che alla fin fine servono, troveremo poco più avanti il team Galassia, che sta occupando il mulino a vento. Aiuto allenatore, aiuto, voglio vedere il mio papà. Io e il mio papà abitiamo all'impianto turbine. Ma poi sono arrivati degli uomini vestiti da astronauti, mi hanno buttato fuori e voglio costringere mio papà a fare qualcosa. Aiutami allenatore, mi manca il mio papà. Come vedete la strada è bloccata, quindi noi dobbiamo andare qui all'impianto delle turbine. Troveremo una Pokéball con una cura totale e troveremo questo brutto ceffo qui davanti. Però prima fatemi dare un'occhiata qui nell'erba per vedere che Pokémon ci sono. Ah vabbè, un Oddish che non ci interessa, sincero. Non osare entrare nell'impianto turbine. Ho l'ordine di impedire l'accesso a chi non è membro del Team Galassia. Dal tuo sguardo mi sembra di capire che hai intenzione di entrare. Ok, se questo è ciò che vuoi, devi prima lottare con me. Perfetto, allora lottiamo assieme. Mandiamo prima in campo Beldum, che gli manca un solo livello per evolversi. Arbok, niente di eccessivo. Tutti i miei Pokémon sono al 19, appunto perché Beldum si evolve al livello 20. E volevo tenere tutti comunque più o meno allo stesso livello. Non ci hai fatto niente, faccia di serpente. La mia velocità è caduta però. Un bello stridio, così ti cala la difesa e io ti faccio una bella facciata. Con quale artigli però, Arbok? E la mia difesa è calata, tutto quanto mi sta calando. Tra un po' mi cala anche le braghe. E quasi sciottato, dai, non è male.
Levito Roccia, che è la versione di spine però per i volatili. E con questo Arbok è morto. 400 di esperienza, non male. Già, con un Pokémon come questo la vittoria non è... Non ho visto cos'altro diceva. Che vergogna, farsi battere da un allenatore così giovane. Ma non mi puoi far niente se io mi chiudo dentro con la turbichiave. Infatti l'altra turbinchiave non è qui. L'altra ce l'hanno i miei compagni che stanno in mezzo ai fiori. Haha, non sono io ad aver perso. E ci ha chiuso fuori. Quindi noi andiamo nel campo dei fiori a vedere dove sono gli altri. Uno Spike che non ci serve. Eccoci arrivati. I due tipi sono entrati. E noi li inseguiamo. Basta discutere, sgancia quel miele. Fai come ti dico, quel miele sarà del Team Galassia. Ci serve per attirare grandi quantità di Pokémon. Ehi, questo giovane allenatore ha sentito tutto, che si fa? Non possiamo permettere che vada a chiedere aiuto. La soluzione è semplice, facciamo in modo che tenga la bocca chiusa. Siamo i cattivi e ora ci batteremo con te. Speravo in una lotta doppia. Però un Farfetch non è un grande problema. Lo ammazziamo con un'altra bella facciata. Però c'è un Magma Clisma e questo potrebbe essere un problema. Però ci ha tolto quasi metà vita, quasi. E noi pure gli abbiamo tolto mezza vita con una facciata, dai. Non è male, non è male. Non posso neanche cambiarlo appunto perché gioco di ruolo. Copia filtro di Beldum. Ah, ok. Dovevano descendere per copiare Beldum. Mi dispiace. Dai, siamo a metà dell'esperienza che ci serve. Non ho letto cosa mi stava dicendo ormai. Vanno troppo veloce. Che vergogna, mi ridurranno lo stipendio. Adesso sto a me. Sono in vantaggio perché hai appena lottato contro il mio compagno. Sì. Però ti sei reso conto che lui aveva un Pokémon e io ne ho sei? Non credo che se ne sia reso conto. Uno Slagma, questo potrebbe essere un problema. Se ci ha mosse di tipo fuoco. E speriamo di no. Una facciata, vediamo quanto gli togliamo. Quasi sciottato. Pugno spine, che è di tipo erba, quindi non ci fa nulla. Un'altra facciata e lo sciogliamo. Blip. Brutto colpo addirittura. 183. Un Hutut. Cambiamo? No, teniamo lo stesso. Un'altra facciata. E sciottato almeno questo. Dai, è andata bene. 136. Mi manca proprio un cicchetto di esperienza. Proprio poco poco. Ehi, questo allenatore è forte, molto forte. Non riesco a trovare le parole giuste e io di parole ne so molte. Non abbiamo più tempo, non abbiamo più niente da fare qui, torniamo in pianto turbine. E ha lasciato lì la chiave. Oh, cos'è questa? Pare che se la sia dimenticata. È una turbin chiave, deve essere dell'impianto turbine. A me non serve, puoi prendertela. Ti ringrazio. Grazie, mi hai salvato. Quei maldigoldi volevano rubarmi il mio dolcissimo miele. Certo che erano strani. Hai visto come erano vestiti? E dicevano delle cose senza senso. Devo proprio ringraziarti con qualcosa. Ho questo dolcissimo miele. Forza, prendine un po'. Ti ringrazio del miele. Il miele spalmato su un albero profumato può attrarre dei Pokémon. Ok. Beh, non che la cosa mi interessi, però... Proviamo a spalmare un po' di miele. Vediamo più tardi o comunque più avanti se qualche Pokémon è venuto lì a leccare il miele. Eccoci di nuovo all'impianto turbine. E abbiamo la turbin chiave, quindi possiamo aprire. Mi dispiace tipo che ti sei nascosto. Sono entrato, hai visto? Come? No, hai la chiave.
Non è servito a nulla chiudere la porta, alla fine sono io ad aver perso allora. Non c'è tempo da perdere per autocommiserarsi, devo avvisare il comandante. Corri, corri. Corri che vengo a pestarti ora. Ciao, tipo brutto. Ehi, non sono qui per divertirmi, sto lavorando. Dai, vediamo che cosa stai lavorando. Vediamo che Pokémon hai. Un Meditide. Non male. Una bella facciata. Lui mi fa un Fendifoglia che è pressappoco inutile contro di me. Solo perché hai fatto un brutto colpo non vuol dire che sia stato utile la cosa, eh? E sciottato. Brutto colpo anch'io. Mi dispiace. 250 e livello 20 per Beldum. Hai avuto la meglio contro la recluta. Cosa? Un allenatore principiante? Oh, mi ha battuto, cacchio. Cosa? Beldum si sta evolvendo. Tito, 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 Tito. Ecco qua il nostro bellissimo Metang. Boom. Vuole imparare sub. Che mossa utile, incredibile. Però vuoi cancellare una mossa? Direi di sì. Togliamoci sta rinfrescata, va là. Metang scorda rinfrescata. E al suo posto impara sub. Conversione. Cosa fa conversione? Cancelliamo una mossa. Il tipo di chi la usa muta in quello di una delle sue mosse. No, grazie, ma no. Il tipo acciaio mi va benissimo. Sembra un granchio dentro il Pokécron. Che brutto. E adesso mettiamo il nostro piccolo Shaymin, che non può ottenere la forma volo, però fa niente. Anzi, la forma cielo, ma non importa. Raccoglie l'elettricità dall'impianto turbine, ecco la nostra missione. Grazie per avermelo detto. Mi fa piacere. Un Trapinch. Non male, non male. Allora, direi che un bel infuria seme può bastare. Distrutto. 171. Ok. E uno Slowbro. Continuiamo con Shaymin. Con sabbia fiume. Un mega assorbimento potrebbe bastare. E sciottato. Shaymin è interessante come Pokémon. Credo che lo alternerò molto spesso con Raikou. Uno Shaymin a livello 20. L'avere la natura modesta lo rende comunque un buon Pokémon. Ciao. Sono uno dei tre comandanti del Team Galassia. No, aspetta, uno dei quattro comandanti. Mi chiamo Martes. Stiamo cercando di creare un mondo migliore di quello di oggi, ma la gente sembra non capire i nostri intenti. Anche tu non capisci, vero? È molto triste. Allora direi che possiamo lottare per decidere cosa fare. Se vinco io, tu te ne vai. Se vinci tu, se ne va il Team Galassia. Dovevo cambiare Pokémon, effettivamente. Parte la sfida col comandante, con uno Zubat. Spero che sia cambiati i loro Pokémon, perché Zubat ce l'avevano davvero, se non sbaglio. Un bello oltraggio. Tipo drago. Vediamo se sciottiamo uno Zubat. Sì, hai voglia. È stato piuttosto anche facile. La prossima cosa è Sunflora. Vuoi cambiare? Sì. Manderei Magmortar. Sì. Giusto per cambiare i Pokémon, perché sennò usiamo sempre gli stessi. Sunflora.
un Pokémon a livello 17 e io direi di usare un bel Fragor Tempo. Purtroppo Fragor Tempo, a differenza di Fendi Spazio, deve ricaricarsi come mossa, il che la rende meno utile rispetto appunto a Fendi Spazio. Una bacca arancia non è un problema. Contatore, ma fallisce. Cosa pensi di fare, i miei Pokémon? Deve ricaricarsi, lei mi fa un colpo. Wow, un bel 20, quasi 20 mi ha tolto. E facciamo un bello psicoslancio. E l'abbiamo ucciso. Perfetto. Cling cling. Se 531, non male, non male. Abbiamo avuto la meglio sul comandante. Ma non può essere. Ho perso? Direi proprio di sì, mia cara. Ops, non ce l'ho fatta. Comunque non importa, mi è piaciuto lottare con te. Oh cielo, perdere così no, con un allenatore poppante. Ma non importa, abbiamo raccolto tutta l'energia che ci serviva. Ora potremmo compiere qualcosa di assolutamente incredibile. D'altronde io sono Plutino. Che nome incredibile. La mia genialità è riconosciuta dal capo in persona. Bene Martes, è ora di andare. Chiudi il becco. Solo il capo può dirmi quello che devo fare. Ma chi ti credi di essere, se solo l'ultimo arrivato qui? Non pensare di essere così importante. Credo sia meglio andarsene per il momento. Quelli del Team Galassia dicevano di voler raccogliere Pokémon ed energia a tutti i costi. Dicevano che era per creare un nuovo universo, mi pare. I loro discorsi non avevano molto senso per me. Non sai quanto ti sono riconoscente per avermi salvato. Finalmente posso rivedere la mia bambina. Papino! Papà! Ehi papà, cos'è successo? Sento un odore... Oh sì, scusa. Ho dovuto lavorare duramente. Grazie allenatore, hai fatto scappare quelle persone cattive. Penso che il Pokémon pallone tornerà. Per Pokémon pallone intendono Drifloom, che viene ogni giovedì di ogni settimana. È tornato Bellocchio. Ah sì, sei tu, bene. Ho saputo che quelli del Team Galassia si sono fatti vedere in questa centrale elettrica. Per questo motivo mi sono precipitato qui. Allora, dove sono? Li hai messi in fuga, dici? Sono allenatore, però ottimo, entrerò a dare un'occhiata. Beh, se non ti dispiace io vorrei andarmene. Magnifico, sì sì, quello che mi hai detto è tutto vero. Eccellente, sei così giovane eppure sei un allenatore coi fiocchi. Molto bene, ora mi metterò alla ricerca dei colpevoli. Mi è giunta voce che il nascondiglio del Team Galassia si trova a Evopoli. Ed è lì che mi recherò, a presto. Via. Quel pazzo. Tutti pazzi in questa serie. Beh, noi andiamo a dare una curata alla nostra squadra e ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!